benvenuti a Cani, Gatti e Compagnia. Sarà una puntata ricchissima di ospiti a quattro e due zampe, quindi partiamo subito con presentarvi coloro che daranno vita a questa prima parte. Sto parlando della signora Jane Moore e del signor Domenico Tricomi, che sono i titolari dell'allevamento Adranensi, e parliamo di Cirneco dell'Etna. Benvenuti. Grazie. Grazie. Ci avete portato dei bellissimi esemplari proprio per farci capire meglio quali sono le caratteristiche di questa razza, il Cirneco dell'Etna, che appunto già dal nome è davvero intrigante. Quindi, prima di entrare nel dettaglio del vostro allevamento, facciamo un po' la storia di questa razza. In Italia forse è ancora poco conosciuta, infatti mi dicevate che gli allevamenti ufficiali si contano sulle dita di una mano. Sì. Beh, è una razza molto antica. E parlare delle origini di questa razza bisogna un po' incrociare quello che è la storia con quello che è la leggenda. Bisognerebbe incominciare a parlare di Anubi, che era un dio dell'antico Egitto, quindi stiamo parlando di migliaia di anni fa, che, se lo guardiamo bene, ha le stesse sembianze del Cirneco, era il dio protettore delle necropoli. E quindi stiamo parlando di un'epoca veramente molto, molto antica. L'origine è sicuramente il bacino del Mediterraneo. E probabilmente tutto quello che è la valle del Nilo. Si sono sviluppati da un incrocio tra i levrieri del Medio Oriente, che sono arrivati dall'Egitto in seguito alle guerre che si sono avute a causa dei popoli titi, degli Icos, dei popoli del mare che sono andati a invadere in varie epoche l'Egitto, e portavano con sé dei cani levrieri, dei levreroidi, che li usavano per trovare della selvaggina per dare da mangiare ai soldati dell'esercito. Quando sono arrivati nella valle del Nilo, si sono incrociati con dei cani che provenivano dall'Etiopia, e che erano di incroci con il lupo abissinio, che è praticamente il cane che è riprodotto nelle sembianze di Anubi. È un cane selvatico che poi si è incrociato con questi levrieri e si è incrociato anche con cani del posto, e ha dato origine a tutti quei cani che noi vediamo in quelle scene di caccia, nelle iconografie dell'antico Egitto, nelle piramidi e altrove. Soprattutto a Luxor ci sono delle iconografie che sono veramente straordinarie, che sono quasi identiche al nostro Cirneco. Probabilmente poi sono arrivate nel bacino del Mediterraneo attraverso i Fenici, che era un popolo di commercianti, e li hanno, come dire, diffuso in tutto il bacino del Mediterraneo, dalla Grecia, in Sicilia, in Spagna, Portogallo, in Francia, e probabilmente anche oltre le colonne d'Ercole. Chiaramente poi in ogni nazione dove si sono adattati all'ambiente del posto hanno subito delle leggere modifiche a quello che è l'aspetto morfologico. E difatti, anche se si assomigliano tantissimo, perché ci sono dei potenchi in Spagna che sono perfettamente identici ai cirnechi nostri. Alcuni sono più grossi, altri sono più piccoli, però il potengo ibicenco, il potengo andaluso, il potengo canario, ma soprattutto l'andaluso, si fa fatica, anche noi facciamo fatica a distinguere l'uno dall'altro perché sono quasi identici. Quindi inevitabilmente si tratta dello stesso ceppo di cani che sono arrivati in Italia. In Sicilia sono arrivati circa nel 600-700 avanti Cristo, e quindi sono quasi 3.000 anni che ce li abbiamo noi in Italia. Il problema è stato che non si sono mai mossi dalla Sicilia, mai. Li utilizzavano per la caccia al coniglio e altri tipi di selvaggina, però solo e esclusivamente in Sicilia. Adesso, da quando la razza è stata riconosciuta nel 1939, si è una certa diffusione in Italia, ma soprattutto all'estero. All'estero adesso cominciano ad averne tante, molto più di quanto ne abbiamo noi in Italia riconosciuti, perché in Sicilia ce ne sono tante, perché i cacciatori ne hanno una quantità veramente rilevante, però non sono riconosciute perché vengono usate esclusivamente per la caccia. Voi
siete colleghi di lavoro, infatti avete dato vita a questo allevamento, anche il nome è singolare, appunto Adranensis, e quindi poi magari ci spiegherete come è nato il vostro incontro e soprattutto perché questo tipo di cane vi ha colpito, questa razza? Beh, lui è sempre stato, li ha avuti da quando era ragazzino a casa, cresciuto con i cernichi in casa. Io avevo fatto una vacanza in Sicilia, non so, tantissimi anni fa, e avevo conosciuto una famiglia che avevano... Che ho visto? La televisione. Sono un attimo di televisione. Si sta vedendo. Stupidi, stupidissimi. E allora, niente, li ho conosciuti lì, e a questi amici siciliani avevo detto: oh, che bello, se mai volessi un cane... vorrei un cerneco. E dopo un paio di anni è arrivata una telefonata: abbiamo il cerneco per te, che non ci pensavo neanche più. Siamo andati giù in Sicilia con mio marito a prendere questo cane, che era praticamente selvatico, correva sulle montagne, dietro il mare, eccetera, e l'abbiamo portato qui al nord. Ai tempi, prima ancora dei kennel, ho dovuto far fare in villaggio, è diventato la storia del villaggio, preparare il kennel di legno, ho preso le misure, poi il kennel era troppo grande, non andava nella macchina, tutta una storia per portare su il primo cerneco per me, quasi 40 anni fa, dalla Sicilia, e da lì è nata. Poi ci siamo conosciuti in esposizione. Sì, poi in esposizione sono andata, forse una delle prime esposizioni con una cucciola, e ci siamo conosciuti lì, e lui è... mi ha spiegato un po' tante cose, poi ho conosciuto altri amici siciliani, e da lì è nata questa passione che è andata oltre a tenere un cane, è diventato poi, diciamo, una passione quasi esagerata. Mi diceva però prima, mentre ci siamo conosciute un attimo, che la sua volontà di dar vita a un allevamento è nata anche, diciamo, prima lei è una comportamentalista. Sì, questa sì, è nata, sì, forse prima dell'allevamento, perché siccome quando cominciavamo vengono su i cernichi allora dalla Sicilia, erano poco socializzati perché magari erano cresciuti in posti isolati, utilizzati solo per la caccia, e allora avevano tanti problemi di relazionarsi con gli altri. Sì, relazionarsi, si erano timidi, e ho cominciato a lavorare con tanti soggetti di questo tipo. Però avevo molta esperienza con le mani, diciamo, noi diciamo hands on, non so come si dice in italiano, hands on, pratica. E allora sono tornata all'università e ho fatto un corso post laurea di comportamento in Inghilterra, e sono diventata comportamentalista. Però è nata proprio con questo bisogno di mettere la scienza assieme alla pratica. E poi dopo l'ho messo su tutti i razzi di cane, non solo il cerneco, ovviamente. Ecco, adesso entriamo un po' nel vivo. Abbiamo fatto un po' la storia di questa razza, adesso parliamo un po' della loro morfologia. Come riconosciamo che un cane è di razza cerneco puro? Beh, il cerneco rispetto a tantissime altre razze, la maggior parte delle razze, è un cane primitivo. Primitivo significa che è un animale che non è stato selezionato dall'uomo a seguito di un progetto ben specifico, come è successo per il Doberman, per il Boxer, per la maggior parte delle razze, dicevo. Cioè, se vede le monete antiche, sono uguali. Sì. Che sono in Sicilia, coniate, come si dice, coniate in Sicilia 2000 anni fa, uguali. Sì. E noi cerchiamo di mantenere il cane così come ci è stato consegnato dalla storia. E difatti lo standard del cerneco in questi ultimi 60 anni ha subito pochissime variazioni. Se lei prendesse un boxer di 40 anni fa, un pastore tedesco di 40 anni fa, e lo mette in paragone con quelli che ci sono adesso, sembrano due razze completamente diverse, per dire il boxer. Sì. E per dire il pastore tedesco. Questi invece sono rimasti così come sono, e speriamo che non li cambi nessuno, perché sì, spesso la moda agisce su questo animale, soprattutto quando vanno all'esposizione, perché il pericolo sono le esposizioni. Beh, magari vogliono il pelo più fine, mentre qua deve essere un po' più lungo, perché
sono cani da caccia. Cani da caccia, invece preferiscono vedere il colore più scuro, vellutato. O meglio ancora, preferiscono l'eleganza rispetto a quello che è la morfologia, perché questo qua è un cane elegante, però deve essere anche un cane rustico. Perché va a caccia e deve avere una certa rusticità, non solo esteriore che si deve proteggere dall'ambiente in cui lavora, ma anche una rusticità interiore, perché un cane che in Sicilia va a caccia sotto 40 gradi sopra lo zero, dalla mattina alla sera, senza acqua, senza niente, e non si ferma, e non si ferma mai, quindi deve avere forte la passione per la caccia. Il veterinario lo vediamo poco, sono sani, è vero? Sì, sono cani. Per le vaccinazioni e controlli, perché difficilmente vivono a casa. Ci sono molti cani che invece il caldo lo soffrono parecchio, non è il loro caso. No, non è il loro caso, no. Loro non amano l'acqua, non amano il caldo non fa impressione assolutamente. Quindi colpi di calore loro non ne soffrono. No. È già qualcosa di entro un limite giusto, voglio dire, se lo chiudi in una macchina. Ovviamente non resiste nessuno. Quello che balza subito all'occhio è forse questo aspetto monocromatico. Sì. Dico bene? Sì, deve essere un colore. Non ha altri colori. No. Le mucose del naso, del tartufo, gli occhi, la pelle, le unghie, i cuscinetti plantari devono essere tutte più o meno della stessa gradazione cromatica. Il colore ammesso è solo il fulvo. Fulvo nelle sue gradazioni che vanno dall'Isabella fino al fulvo forte, che non deve arrivare al mogano però. Non troppo scuro. Non troppo scuro. E faccia conto che queste sono tre linee completamente diverse di sangue. Non c'è consanguinità in niente di questi. Eppure sono molto molto similari. Cioè, proprio perché la razza è questo. E comunque noi lavoriamo con diverse linee in questo modo, perché siccome nascono solamente poco più di 100 cuccioli all'anno iscritti con un pedigree a Lenci, è molto importante, cioè è un parco genetico molto ristretto, per cui è molto importante lavorare fuori, utilizzando utilizzando non inbreeding, ma lavorando con fuori di due, come si dice? Spiegamelo bene. Io conosco bene la Sicilia perché sono andato in Sicilia e ci vado spessissimo e conosco l'ambiente dei cacciatori, l'ambiente degli allevatori in Sicilia e quando arriviamo a un certo punto io vado a cercare sempre o una femmina o un maschio per prendere la rusticità. La rusticità e naturalmente un patrimonio genetico diverso per non andare sulla consanguinità, che secondo me provoca immediatamente degli aspetti positivi, ma poi col tempo provoca dei danni. Cioè di bellezza enormi. Tira fuori degli aspetti più belli, però perdi la forza della razza. Cerchiamo di non fare mai consanguinità, mai. Mai. Adesso parliamo un po' di loro, ce li presentate? Così riusciamo a capire anche le loro età. Questa è una cagnetta di quasi 4 mesi che viene dalla Sicilia, da un allevamento siciliano che si chiama Taorminensis. Ma che ha dentro di sé, con il quale collaboriamo, è uno di quelli che collaboriamo più spesso, delle linee di sangue Hadranensis. E lei come si chiama? Questa si chiama Fina. Fina. Si chiama Taorminensis Fina. Fina, sì. Taorminensis era chiaramente... Ma lei andrà in America. Lei andrà in America perché è una linea di sangue nuovo per loro. Sì. Quindi sarà la prima. Non la prima, abbiamo mandato parecchio, però cerchiamo di aiutare anche loro dandogli delle nuove linee, in modo che poi, siccome sono pochi ormai anche in Italia, ma si allarga nel mondo e hanno tutte le linee, non solo quelli per le esposizioni. Perché per noi viene molto facile andare in Sicilia, anche perché conosciamo l'ambiente, ma per gente che ha i nostri cani, che vive in Finlandia, vive in Danimarca, in Germania, in Russia, in America, non ha le nostre stesse opportunità. Quindi non li aiutiamo a mandare qualcosa di nuovo, se le fanno tutte le accoppiamenti fra di loro, allora si ritroveranno un disastro. Lei, prima di passare a presentarci gli altri due, lei diceva che mandate i vostri cani nei paesi dove fa freddo. Sì. Come il freddo, come si comportano? Allora li tengono in casa. Ma in Finlandia li corrono fuori, li coprono sulle orecchie, perché sono bravissimi in Finlandia. Sì. La Finlandia. Noi abbiamo mandato i primi in America, i primi in Finlandia.
cioè in Inghilterra abbiamo fondato la razza in Inghilterra. Proprio perché siamo stati convinti che dandoli in tanti paesi, qui che c'è sempre meno, almeno si salvano le linee. Poi se anche noi abbiamo bisogno, si può andare a attingere a vecchie linee che ormai sono stati fuori, che qui magari abbiamo perso. E lo facciamo, lo facciamo. Sì. Benissimo, invece i due che sono questa si chiama in Eti, custodia? Questa Eti? Si chiama Eti, è nata questa in Sardegna. Da un accoppiamento nostra. Sì, in Sardegna, però una femmina che abbiamo mandato in Sardegna quando era in calore, ed è stata accoppiata con un maschio che avevamo in Sardegna, e abbiamo fatto accoppiamento per recuperare una certa linea di sangue. Ecco, insomma non facciamo mai quello con la porta accanto facile, andiamo sempre difficile, ma per trovare queste linee, recuperare, questo era un cane anche già vecchio, però padre aveva, quando l'ha accoppiata, 13 anni. 13 anni, ma ha fatto 6 cuccioli, perché sono fortissimi. Abbiamo avuto noi cani accoppiati maschi a 16 anni, che hanno fatto i cuccioli. Sì, addirittura. Sì, cioè, non sono resistenti. Per questo punto di vista è un cane straordinario. Sì. E poi c'è Aida. Aida è la mamma, viene da un allevamento della Sicilia famosissimo del Falco Rosso. È un maschio nostro che avevamo in Inghilterra, l'abbiamo fatto venire dall'Inghilterra per fare questo accoppiamento. Poi le sue sorelle sono un paio in Inghilterra, una in Finlandia, proprio per spargere queste linee. Ecco. È proprio un lavoro nella quale ci crediamo per la razza. E quando mandiamo all'estero un cane cerchiamo di mandare sempre il migliore che abbiamo, la produzione migliore, perché in maniera tale che loro si devono abituare a vedere il cane come deve essere. Cioè mandare uno scarto inevitabilmente induce la gente a pensare che quello sia il cane. Quello più sano, quello più forte. Forte e anche a livello morfologico i più belli. Adesso al Craft c'erano 24 cani, quanto c'erano 24? Sì. E almeno 15 erano della nostra linea. Sì. Complimenti davvero. Sì. E dal punto di vista del carattere, che cani sono? Sono attivi e reattivi, però hanno una doppia personalità, perché da questa attività, reattività fuori e che corrono, sono felicissime a correre, cercare, a stare dietro le lucertole, a cercare sempre qualcosa. Poi dopo arrivano a casa e diventano poltroni. Non li muovi più. Se riuscissero, sono sotto le coperte a letto con te. Hanno bisogno di grande spazio, oppure anche in città, in un appartamento possono... L'importante, quello che hanno molto bisogno è un rapporto molto diretto con la persona o con la famiglia. Perché devono essere molto stimolati mentalmente, perché sono molto intelligenti, ma è un'intelligenza primitiva che va lavorato, non è il cane più facile al mondo. Però io quando ho portato la prima in agility, tantissimi anni fa, era la prima nel mondo a fare l'agility, in Sicilia gli allevatori mi avevano detto: ma non riuscirai mai a addestrare una cerneca, invece non è vero. Perché con i metodi giusti, perché per allora poi dopo sono cominciato tutti con i metodi gentili, che allora erano nuovi, e si riesce a fare tutto con loro, però con un passo pazienza. Alla volta. Sì, ci sono tanti cani che fanno agility, che fanno adesso obedience. Fanno tutto, però una volta non la prendevano neanche in considerazione. Però sono, a differenza di altri cani simili, tipo Podenco, tipo i Faraoni, che sono utilizzati sulle lepri, per cui lì devono lavorare lontano dal handler, dal cacciatore. Invece loro, quando cacciavano, dovevano lavorare vicino, perché i conigli stanno tutti in un arcigi. Per cui avevano bisogno di un cane più obbediente, un cane che ti sta vicino, mentre chi va dietro la lepre non fa niente se non obbedisce, perché deve correre forte dietro la lepre. Il vostro allevamento è diviso metà a Bergamo e metà in Brianza, e vi siete divisi anche i ruoli, c'è chi va in Expo e chi invece si occupa dell'addestramento. Chi dei due è questa figura? Lei va a fare l'addestramento. Io faccio i cuccioli, addestro i cuccioli e preparo. Cresce i cuccioli e li prepara per l'esposizione. Sì. Io le porto in campagna a farle lavorare. Sì.
Parliamo un po' appunto dell'Expo, infatti con Jane ci eravamo conosciute quest'estate a Volta Mantovana, c'era una manifestazione delle razze italiane, appunto ci eravamo conosciute in quell'occasione. Sì. Siete molto attivi anche all'estero, ci ha detto appunto che recentemente è stata in Inghilterra. L'altro giorno ero in Inghilterra a Crafts, che ho presentato un cane lì, e un cane nostro ha fatto miglior maschio. E poi sì, facciamo non tanto come facevamo una volta, però facciamo sempre parecchi. Proprio una volta andavamo in giro con 4-5 e facevamo gruppi, perché non lo conosceva nessuno il Cerneco quando abbiamo conosciuto, ed è stato un modo proprio per... Adesso li conoscono, adesso ti fermo e dico ah, un Cerneco. Sì, ci sono delle non so, delle particolarità per quanto riguarda l'alimentazione, la cura del pelo, le malattie che possono colpire questa razza che dobbiamo sapere? No, non hanno patologie specifiche alla razza. Hanno patologie come avranno tutti quando sono più vecchi, magari hanno problemi di cuore, hanno problemi, ma se non sei sfortunato fino a 10 anni, come gli ho detto prima, no, vediamo solo il veterinario per fare le vaccinazioni, perché sono veramente forti. Il pelo sono longevi, sì, molto longevi, cioè tutte le femmine almeno 15 anni le ho avute, perché ho una linea di femmine, questa qua sta andata a dormire, una linea di femmine che andiamo indietro 10 generazioni, tutte madre, figlie, tutte vissute almeno 15 anni. Il pelo, stava dicendo? Vediamo che è un pelo raso. Ah, beh, no, il pelo non ha bisogno più di ogni tanto una lavata, ma se no una spazzolata, così rimane sempre così. Perde un pochissimo e non hanno neanche tanto odore. E alimentazione? Ma lei li alimenta con mangimi particolari, naturalmente, perché deve mangiare sempre dei migliori qualità. Pelo io preferisco lucido. Sì. Io le sono un po'. Lui usa cani crudi. Carne cruda. Ecco. Ma vanno bene con tutte e due. L'importante è che sia di buona qualità. Non... Carne di pollo cruda. E ogni tanto un po' di mangime per quello che riguarda i sali minerali, le proteine, le vitamine che hanno bisogno, ma niente di particolare. Tra le vostre tante attività vi siete cimentati anche nella scrittura, avete fatto proprio scritto questo libro sul Cerneco dell'Etna a quattro mani. Il secondo libro. Questo appunto è più completo. Sì. Ci sono delle curiosità, abbiamo ancora pochi minuti a disposizione, ci sono delle curiosità su questa razza che pochi conoscono? Certo. Dal punto di vista del lavoro, questi sono i cani che hanno meno, come dire, difficoltà ad essere allenati. Io ho allenato anche cani di diverse razze, tipo Setter, Pointer, Breton, dove bisogna fare un lavoro ben definito e mirato a quella razza. Questi basta portarli in campagna, non vanno da solo. Posso raccontare l'aletta? Una delle prime che avevo, io la portavo a fare l'agility, tanti anni fa, ed era a fare sul tavolo, che devi fare la ferma e poi terra sul tavolo. A un certo punto prende, salta, corre, aveva un anno, corre in un campo e esce con un coniglietto in bocca. Non aveva mai visto né niente. A me sono stata ovviamente scioccata, perché l'ultima cosa che volevo era di farle ammazzare. Però era dentro di sé. Cioè, non aveva mai visto un coniglio in vita sua, ma dentro di sé ce l'hanno. Allora, questo istinto bisogna prenderla e indirizzarla in altre attività che si possono soddisfare, la cerca, il trekking, l'agility, dove possono sfogare questo bisogno di utilizzare l'intelligenza e questo istinto. Benissimo. Non abbiamo ancora detto, però, non abbiamo ancora svelato l'origine del nome del vostro allevamento, Adrianensis. Adrianensis proviene da Adrano, che è un paesino alle falde dell'Etna, dove si narra, tra la leggenda e la storia, la parte storica è che esiste veramente un tempio, adesso c'è ancora, ma naturalmente non è in attività, un tempio dove che era stato eretto alla memoria di Adranos, che era il dio del vulcano. Dove
attraverso degli scritti si narra che in questo tempio ci fossero più di 1000 cernechi che facevano la guardia, che Eliano nel 200 d.C. diceva che erano dei cani che di gran lunga superiore ai molossi, sia per bellezza che per capacità proprio del cane. Quindi stiamo parlando del 200 d.C. E si dicevano che loro, se arrivavano gli stranieri ubriachi o mezzi delinquenti, li cacciavano, avevano questa capacità e di discernere nella leggenda. Proprio davvero molto molto intelligente questa razza. Io vi ringrazio davvero perché ci avete fatto conoscere questi cani davvero bellissimi, ricordo il cerneco dell'Etna, quindi grazie davvero ancora a Domenico Tricomi e Jane Moore dell'allevamento Adranensis. Grazie a voi. Grazie a voi. Voi non andate via perché dopo qualche attimo di pausa Cani e Gatti e Compagnia continua. Ben ritornati a Cani, Gatti e Compagnia, il nostro salotto si è ripopolato, sono circondata da 3 uomini e una bellissima donna a 4 zampe, la nostra Juliette, dopo racconteremo la sua storia. Vi vado subito a presentare e do il bentornato ad Andrea Cisternino, in questo caso lo vediamo come uno dei coordinatori del progetto Hashtag Uniti per Loro. Ciao Andrea. Ciao, grazie. Leonardo Rania, anche lui tra i coordinatori del progetto Hashtag Uniti per Loro, benvenuto. Grazie. E diamo il benvenuto anche a Giacomo Lucchetti, che è un pilota di motociclismo che sta per entrare in Superbike Pirelli Cup, che è in prima linea per i diritti degli animali, poi ci spiegherà come. Ciao Giacomo. Ciao, ciao. Juliette l'abbiamo già presentata, la tua cagnolina, vero? Sì, 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 è lei, è già in posizione di partenza, insomma. Benissimo, e poi ci racconterai anche come l'hai conosciuta. Ok. Partiamo, Andrea, dal progetto Uniti per Loro. Ma il progetto Uniti per Loro è nato con altri 3 amici, con i quali condivido l'amore per gli animali, chiaramente, perché tutto è votato a questo. E è nato l'anno scorso, il 22 aprile 2017, con una manifestazione, ma era un palco poi più con dei relatori a Roma. Abbiamo visto che questa cosa è andata molto bene e abbiamo deciso di continuare. Siamo in evoluzione, e siamo un coordinamento che lavora, diciamo, in silenzio, a noi non piacciono le pedane piuttosto che gli spettacolini, facciamo tutto in silenzio e poi proponiamo delle cose importanti. Abbiamo fatto questa manifestazione, diciamo, statica comunque, perché su questo palco dove sono arrivati tantissimi relatori per parlare del progetto animalista e delle tematiche animaliste, dove veramente Piazza del Popolo è arrivata tantissima gente, l'abbiamo fatta in collaborazione anche con la Polonia e con l'Ucraina in contemporanea, e da lì è partito tutto questo progetto. Quindi io adesso andrò anche a Roma a discutere per delle cose importantissime. L'anno scorso abbiamo fatto invece una conferenza presso dal presidente Franco Frattini, che ha sposato la nostra causa, gli è piaciuta moltissimo essendo molto animalista, e abbiamo fatto questa grande conferenza in un palazzo importante di Roma. Quindi diciamo, facciamo le cose, ma le facciamo bene. Leonardo, anche tu sei ovviamente in prima linea, come avevo detto, per questo progetto Uniti per Loro. In particolare adesso l'attenzione dell'Italia è incentrata su una regione, la Sicilia, e su quello che sta accadendo, questi cani che sono trovati morti. Ecco, vorrei dire una cosa, perché poi siamo io, Leonardo, poi c'è Riccardo Laganà e Elisabetta Strano, siamo i 4 coordinatori, esatto. Così precisiamo. I 4 fondatori. Diamo i meriti a tutti. Diamo i meriti a tutti. Sì, purtroppo sono successe queste cose in Sicilia, queste tragiche cose in Sicilia. E noi siamo in contatto tra l'altro con dei volontari proprio siciliani lì del luogo, e quindi vogliamo ricordare anche dove e cosa è successo. Sciacca in modo particolare, da lì che è partito praticamente tutto questo, questa situazione di avvelenamento dei randagi, che poi si è diffusa a macchia d'olio un po' in tante altre località della Sicilia.
E questa cosa ha creato, insomma, uno scandalo anche, io direi, anche a livello internazionale proprio, cioè ha fatto passare la nostra bella nazione purtroppo sotto una luce non troppo bella, e credo che tutti quanti dovremmo rammaricarci di questo, perché effettivamente in Italia non era mai accaduto una cosa del genere. E quindi molto probabilmente questo non ci gioverà dal punto di vista dell'immagine, sicuramente, e parlo proprio dell'immagine complessiva della nazione. E la Sicilia è un po' come se avesse fatto Karakiri, che ne so io, perché cioè, è assurdo, cioè una regione che vive e dovrebbe vivere essenzialmente di turismo, che faccia di queste cose qui, io non lo so, mi sembra quasi che si vogliano fare del male. Comunque, a parte questo, a noi interessano gli animali che sono stati uccisi sono veramente tantissimi, perché poi esistono delle cifre ufficiali e ci sono quelle, invece ufficiose, che sono quelle reali alla fine. E noi queste cifre ufficiose le abbiamo direttamente dai volontari, da coloro che sono su quel territorio e che vivono quel territorio. Ovviamente non farò nomi di volontari, ma noi abbiamo questi contatti con dei volontari. Quindi vi posso assicurare che la realtà è tragica, insomma. Ma io volevo dire che a me tocca personalmente, poi perché io ho vissuto l'Europeo 2012, noi ci siamo conosciuti qua a Telecoro proprio per questi. Quella volta si trattava dell'Europeo di calcio, questa volta in Sicilia, in queste zone, passerà il Giro d'Italia. Quindi credo che sia giusto e doveroso fare un appello comunque agli sportivi, ma anche ai tifosi, agli sportivi, perché deve veramente finire questa cosa, cioè non è più possibile, non è più tollerabile che dove si sposta questo carrozzone dello sport vengano uccisi degli animali. Innanzitutto non è colpa loro se sono nati randagi, perché comunque è anche colpa di quelle persone che magari li abbandonano e dopo adesso li vedono randagi perché questi hanno fatto i figli e tutto quanto, e magari dicono bisogna uccidere perché danno fastidio i randagi, magari li hanno abbandonati proprio loro, no? Questo è un grosso problema del randagismo, oppure perché non li hanno sterilizzati, o perché magari anche gli stessi comuni se ne fregano, quindi stanziano i soldi e poi non sterilizzano niente. Questo successe e succede anche in Ucraina, quindi mi ha toccato molto proprio perché sta succedendo quello che è successo in Ucraina. Quindi vorrei, come feci nel 2012, dal 2010 al 2012, sensibilizzare i tifosi e magari i ciclisti, quelli sensibili anche alle tematiche animaliste, fatevi sentire, insomma, perché non è giusto. E anche le associazioni sportive, fatevi sentire, dove ci sono le città, dove si svolgeranno queste manifestazioni importanti, che sono manifestazioni internazionali, cercate di prendere posizione, perché questi esseri, questi animali hanno il diritto di vivere. Non è colpa loro se magari si moltiplicano, è colpa delle istituzioni che non fanno niente, quindi prendetevela con loro e magari cercate di tutelarli. E questo è il grosso problema, ecco. Quindi facciamo questo appello anche alle grosse entità sportive, Malagò più del CONI, credo che sia del CONI piuttosto, cioè fate degli ultimatum. Allora, se voi, oppure dove uccidono questi animali non ci passate più, cominciamo a dare dei segnali, perché lo sport comunque deve portare la gioia, deve portare la felicità, perché uno ti fa per questo o per quell'altro, invece continua a portare morte. E dico solo che sta succedendo anche in Russia, perché a giugno ci saranno i campionati mondiali di calcio, e parliamo ancora di calcio, stanno uccidendo i cani. E per Sochi nel 2014, per le Olimpiadi, credo, di invernali, anche lì uccisi animali, è successo in Cina, direi veramente basta, perché qui non si tratta più di essere animalisti o non essere animalisti, ma si tratta di essere persone civili. No, è proprio un fatto di civiltà, perché proprio, cioè, come diceva Andrea, giustamente lo sport deve essere gioia e felicità, quindi non è che per la gioia e la felicità di un'ora, due ore delle persone vengono massacrati dei randagi, che sono randagi, ripeto, senza colpa. Ma no, per colpa perché loro, comunque, certo. Il randagio esiste sempre per colpa dell'umano, perché qualcuno l'ha abbandonato, qualcuno ha fatto fare delle cucciolate in casa, cosa che veramente continua vergognosamente a verificarsi, quindi tutti quanti fanno quello che gli pare, e a rimetterci poi sono sempre queste povere creature che veramente sono le ultime che hanno colpe. Quindi
oltretutto su di loro ci sono dei grandissimi business, perché il sindaco di Sciacca, che è stato travolto, completamente travolto da questa situazione, e il fatto che non sappiano veramente a che cosa, a che pesci prendere, lo dimostrano ogni volta che sono direttamente coinvolti, non hanno soluzioni, non hanno niente, loro non hanno in mano niente, perché non si sono mai interessati del problema. Quindi cominciamo anche a dire queste cose. Comunque loro dichiarano che a bilancio del comune hanno stanziato 320.000 euro, ma 320.000 euro per avere quella situazione, la domanda che sovviene è: ma questi soldi dove sono finiti? Come li avete spesi? Se voi quei 320.000 euro li distribuite ai volontari, i volontari vi debellano completamente il problema randagismo. I volontari sono gli unici che lavorano, che fanno le cose e le fanno a spese loro. Questi qua invece stanziano centinaia di migliaia di euro e continuano ad avere un problema che è sempre più grave. Ma quando si finirà questa storia qui? Cioè, questi soldi ci vogliono dire a chi li danno e a chi vanno? Andiamo a toccare degli interessi, lo capiamo benissimo, però noi siamo stufi di vedere morire gli animali. Ma qui credo che sia anche la politica che deve intervenire e le grosse associazioni, perché comunque il problema dell'animalismo, il problema secondo me più grave dell'animalismo qual è? Che tutti sono scandalizzati, no? A parte il fatto di insultare su Facebook, che è una moda. Adesso di Sciacca, della Sicilia, di questo non se ne parla più, nessuno parla più di Sciacca, nessuno fa vedere più, che come se il problema è stato risolto. E questo riguarda poi alla fine anche altri problemi animalisti, no? E quindi le lobby ringraziano, chi comunque, guardiamo KJ2 che fu uccisa da Ugo Rossi, la sua banda e da altre persone, da politici, e ci sono stati dei politici che non sono intervenuti, che avevano 20 giorni di tempo, quest'orsa è stata braccata per 20 giorni, perché comunque se l'orsa... Stai parlando dell'orsa uccisa in Trentino. Dell'orsa uccisa in Trentino. Se tu, se l'orsa ti attacca, è feroce, cioè il cacciatore spara un animale, però lo fa per hobby, se l'animale attacca il cacciatore diventa un criminale, no? Quindi siamo sempre, cioè l'animale è sempre quello che è criminalizzato in tutta questa storia. Quindi voglio dire, queste cose le ho vissute, poi si sono inventati, dopo il clamore che è scoppiato, si sono inventati che morsicano le macchine, i randagi, che hanno attaccato... è venuta fuori la persona attaccata dai randagi, come è successo in Ucraina, per far uccidere questi randagi si sono inventati la rabbia, la donna incinta, così il bambino aggredito, io ho visto questi video, non c'entrava assolutamente niente, erano due bambini completamente diversi, e questo cosa succede? Ed è la cosa più pericolosa, istiga le persone a uccidere i randagi, quindi un cane randagio ti si avvicina a una persona paura, prende un bastone e lo ammazza, questo è terrorismo, quello che facciamo noi no, perché quello che facciamo noi è compassione, certo, questo è terrorismo. Le gravi colpe, secondo me, proprio della società nel suo complesso, è proprio questo, cioè anche i media, per cui giornali, televisioni, qualcuno mi trovi un servizio degno di questo nome che è stato fatto sul problema di Sciacca. Servizio degno di questo nome è il nome della televisione che l'ha fatto, hanno fatto pochi secondi come se fosse una notizia di nessun rilievo, cosa che invece secondo me non è stato, perché ripeto, questa cosa qui ha avuto, almeno su Facebook, che è quella, è la cosa dove noi siamo molto più presenti, è veramente internazionale. E poi Leo, non dimentichiamoci Sciacca, ma c'è stato anche Licata, a Palermo, Gela, cioè io ho letto dei commenti di persone di Gela che istigavano a uccidere randagi, cioè questo fa la foto col bambino in braccio, il suo figliolino in braccio, e poi scriveva sotto, una polpetta avvelenata, andiamo e facciamo piazza pulita. Quindi, cioè, questa è la criminalità vera, questa è la criminalità. Non ha detto risolviamo il problema, perché c'è questo problema, andiamo dalle istituzioni. Polpette avvelenate, facciamo piazza pulita. Che quando un giornale siciliano, adesso non ricordo il nome, non lo faccio perché non lo ricordo, però c'è stata questa notizia appunto dove i cani hanno addirittura attaccato delle macchine e gli hanno bucato le gomme. A parte il fatto che non ci credo assolutamente, infatti non c'è nulla che dimostri questo. No, se non l'articolo di questo cronista, ma che non dimostra assolutamente nulla, e non ci crederò mai, questo effettivamente dà l'idea del clima che vogliono creare loro. E ritornando al discorso del Giro d'Italia,
Io non credo che c'entri niente il Giro d'Italia, nel senso direttamente come organizzazione, però è vero che può fare la sua parte in modo molto importante, dicendo semplicemente: noi non vogliamo che queste cose possano anche minimamente essere accostate al Giro d'Italia, perché noi non vogliamo assolutamente queste cose, anzi vi diciamo che dove accadono noi non facciamo passare la nostra carovana. Sarebbe molto semplice da fare, a costo credo zero, adesso io non so come funzionano le loro cose contrattuali, però voglio dire, sarebbe molto semplice da fare, e questi i messaggi che devono dare. Io non credo che loro siano coinvolti, non ci crederò mai, però loro possono dare un messaggio importantissimo. Se accadono queste cose nei percorsi dove noi dovremmo passare, noi non ci passeremo più. E infatti, a tal proposito, adesso vediamo un video, appunto, che è stato, questo appello è stato raccolto da diverse persone, appunto, questi appelli. Io sto con la Sicilia. Sì, noi abbiamo creato questo, abbiamo pensato cosa possiamo fare per, abbiamo pensato che poi è questo, di coinvolgere le persone su Facebook, anche personaggi, devono solamente fare un cartello come quello che ha Leo, scrivere una frase e dopo dire: io sono randagio. Se vuoi adesso gli posso dare proprio un esempio pratico di quello che dovrebbero fare. Quindi, se mi inquadri il cartello, sono dei video veramente che durano pochi secondi, la media di 6-7 secondi, dove voi vi dovete mettere un cartello del genere davanti, mettere due frasi riguardanti i randagi. Anche col telefonino, Sì, i randagi, e dire semplicemente, dopo aver fatto vedere il cartello per qualche secondo, dire: io sono randagio. Chiediamo solo questo. Basta. Questo è un esempio, un esempio da questa parte e un esempio da questa parte. Una cosa molto semplice da farsi, veloce, e che potrebbe però essere di grande aiuto e di grande impatto, soprattutto perché il numero è importante. Più siamo, e secondo me il messaggio meglio passa. Adesso vediamo assieme questo video. Io sono randagio. Io sono randagio. Io sono un randagio e se mi uccidi sei un assassino. Io sono un randagio. Io sono un randagio. Io sono randagio. Sono un randagio. Io sono un randagio. Io sono un randagio. Io sono un randagio. E io invece sono un bastardo. Io sono randagia. Ci avete avvelenato e massacrato. Noi siamo randagi senza colpa, voi infami senza dignità. Io sono randagio. 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 Io sono randagio.
Io sono Randagio. Io sono Randagio. Di randagismo la Sicilia ne muore. Io sono un randagio. Io sono Randagio. Noi eravamo randagi, uccisi dalla vostra indifferenza. Io sono randagio. Anzi noi. Io sono randagio. Io sono randagio. Tutti siamo randagi. Io sono randagio. Io ero una randagia, uccisa dalla vostra indifferenza. È sicuramente davvero un video che speriamo colpisca nel segno. Abbiamo parlato tanto di sportivi. Giacomo, adesso vorrei parlare un attimo con te. Tu hai raccolto questi appelli, infatti tu nelle tue gare porti sempre in alto appunto i diritti degli animali. Come nasce questo tuo amore per loro e questa tua volontà di unire lo sport, quindi il tuo lavoro, a rendere dignità a questi esseri viventi? Ma diciamo che questa cosa è stata innata, perché appena nato mio babbo ha deciso di mettermi in mezzo alla sua moto e il nostro compagno a quattro zampe di allora. Da lì il mio amore per gli animali veramente si è sviluppato in qualsiasi attività, sia sportiva ma anche durante la vita normale. Succede che è partita questa idea di creare un progetto che si chiama Cuore in Corsa, quindi un progetto inedito che unisce in maniera proprio inedita due mondi apparentemente distanti, che sono gli animali con le moto, che di per sé sembra non c'entrare niente, ma è proprio questa diversità che ha creato una curiosità e un gradimento molto forte da parte dell'opinione pubblica. E come dico, io ho corso tanti anni con la 250 da Gran Premio e abbiamo fatto anche diverse cose belle, perché abbiamo vinto tre campionati e durante ogni griglia di partenza le due hostess, che non chiamo neanche ombrelline perché è riduttivo, noi l'ombrellino l'abbiamo eliminato, ma in mano delle due ragazze in pratica c'è il cartellone con una campagna animalista diversa di gara in gara. Questa cosa ha creato sicuramente una cosa molto positiva da parte delle persone, anche perché insomma fortunatamente di gare ne abbiamo vinte e anche sul podio, anziché alzare la coppa, alzare questi cartelloni è stato un atto molto forte. Stiamo andando avanti con questo progetto. L'anno scorso ho effettuato in prima persona 17 missioni, io le chiamo così perché poi tutto è nato dall'emergenza gelo, quindi ho caricato il mio povero furgoncino di viveri donati dal grandissimo cuore delle persone ed anche da alcune aziende che hanno partecipato a queste spedizioni. Ed è stata una cosa bellissima che sto portando avanti tutt'oggi e speriamo che le cose si incastrino in maniera ufficiale, in maniera definitiva, perché il potenziale potrebbe essere davvero alto e il valore simbolico, etico, speriamo insomma di poterlo portare agli occhi di più persone possibile, perché poi questo abbinamento così strano forse è la forza vera del progetto. E proprio durante una di queste missioni hai conosciuto Juliette, quella che adesso è la testimonial, sì, di questo progetto Cuore in Corsa e della tua fedele amica. Sì, sì, beh, non era in programma, ma è arrivato il 12 di gennaio del 2017 in mezzo al gelo di Campobasso, al canile Santo Stefano, e in pratica era lì. Sembrava attendermi con una magnifica volontaria che la teneva in braccio. Io poi l'ho presa al volo e l'ho portata a casa con l'obiettivo di poterla far adottare, insomma. Però poi alla fine era già scritto che sarebbe rimasta con me. E lei in pratica da quel giorno credo che
Saremmo forse rimasti distanti circa un quarto d'ora effettivo, perché vieni sempre anche con te quando fai le gare. Lei partecipa ad ogni riunione di lavoro, in qualsiasi posto d'Italia io mi possa spostare, insomma, quindi, e con l'inizio delle gare 2018, ecco, anche lei debutterà probabilmente nel paddock in pista vicino a me, e vedremo, insomma, di poter organizzare qualcosa sicuramente di bello forte, bello simbolico. C'è anche uno spot con lei che adesso ci guardiamo, avete fatto un'unione particolare. Sì, molto particolare. Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, tutti i giorni della mia vita. Ricorda, hai fatto una promessa. Davvero molto bello. Una curiosità, il casco lei e il casco a te? Lo fai, diciamo, fare su misura? Diciamo che il problema maggiore forse ce l'ho io, ecco. Quindi, però fortunatamente hanno inventato un rimedio scientifico eccellente che si chiama sottocasco. Quindi con il sottocasco sintetico in pratica riesco ad infilare questa sorta di, scusa, di maruga, come viene chiamata una famosa pianta nei dintorni di Pesaro, dentro proprio il casco, insomma. Quindi... Ma tu pensa quando si ferma che sul podio e tira via il casco, che sì, sì, sì. Beh, ma guarda, è poi un casco naturale. Diciamo che la cosa più, diciamo, inguardabile sono i miei occhi a mo' di Homer Simpson, perché sono talmente compresso dentro il casco che sicuramente ho trovato l'angolo di precisione. Anche a te l'ombrellino non serve, tutto sommato. No, no, guarda, ma a me non servono neanche gli interni del casco, perché poi alla fine, fin quando dureranno, insomma, vedremo di sfruttarli. Benissimo, adesso ci separiamo per qualche istante per la pausa pubblicitaria, ma poi torniamo a parlare con i nostri ospiti. Eccoci di nuovo in studio, vi ricordo che stiamo parlando del progetto Uniti per Loro e del progetto Cuori in Corsa. Torno a parlare con Giacomo Lucchetti, questo pilota, quindi parliamo di motori ma anche di amore per gli animali. Non abbiamo detto che tu sei anche vegano. Sì. Una scelta proprio che ti rappresenta. Radicale. Radicale, non dettata da nessuno, ma una scelta in cui credo fermamente, e una scelta, insomma, che è scaturita crescendo, insomma, quindi ho preso le mie decisioni e l'amore per gli animali, il rispetto e questo valore sicuramente va molto oltre, diciamo, le questioni di gola o meno, in quanto il mio è stato un taglio radicale, per quanto carnivoro fino al 1998, insomma. E poi io a casa avevo una nonna stupenda che era maestra dell'arte culinaria, e nel momento in cui decisi di su questa scelta si scatenò un po' la disperazione, e invece da quest'altra parte ho trovato anche dei grandissimi giovamenti in termini salutistici, ma tutto questo, insomma, è scaturito proprio dall'amore per gli animali, assolutamente. Possiamo sfatare anche il mito che dice che la dieta vegana non va bene per chi fa sport. Tu sei l'esempio del contrario. Per quello perlomeno che mi riguarda, io ho trovato soltanto dei giovamenti assoluti, sotto ogni punto di vista. Quindi è una cosa che mi permetto veramente di consigliare, soprattutto dal profilo etico, sociale, ma quindi anche salutistico. Ma devo dirti, scusa, che comunque ci sono degli atleti vegani, ma anche atleti famosi erano vegani, quindi voglio dire, sono vegani, alcuni non ci sono più, alcuni sì, ma tantissimi atleti sono vegani, poi la gente non lo sa perché non si informa. Io ho conosciuto a Kiev adesso due ragazze che sono vegane, sono venute a Rifugio Italia, hanno un'associazione che si chiama Gabbie Aperte, loro si occupano solamente di allevamento intensivo, sono vegane e fanno pugilato, quindi voglio dire. Ma sì. È una veramente una bugia clamorosa che prima o poi
prima o poi finirà di essere detta, perché è veramente una bugia clamorosa. È una leggenda metropolitana. Sì, è una leggenda metropolitana. Anche perché 20 anni vegan sarebbero sufficienti per eventualmente avere dei problemi, quindi. Certo. Allora, Giacomo, abbiamo detto prima che tu hai preso parte a diverse missioni, come le hai chiamate tu, sì. in aiuto appunto, per portare degli aiuti, dei soccorsi agli animali in difficoltà, e qui che hai incontrato Juliette, e in particolare sei stato in un posto che fa riflettere per quanto accaduto appunto ad Amatrice, dove c'è stato questo devastante sì. terremoto, e anche lì c'erano ovviamente, a parte le persone, anche degli animali che avevano bisogno certo. di aiuto. Ci hai anche portato un video che è molto sì. significativo. Sì, sì, ho collaborato con animalisti italiani che sono sempre stati presenti dal primo giorno, e ogni prodotto, insomma, che ho trasportato l'ho consegnato nel loro campo base, e insieme a loro, insomma, sono stato in tutte le frazioni dove purtroppo le persone sono state colpite, persone e animali chiaramente. E i prodotti distribuiti sono stati comunque sia tanti, e la cosa, insomma, mi ha fatto molto piacere, e me la tengo proprio con orgoglio, perché aver aiutato gli animali indirettamente ha voluto dire aiutare anche le persone. Quindi in una situazione così drammatica, è veramente, per capirla bisogna viverla. Bisogna viverla e parlare con le persone che purtroppo si trovano in una situazione che ad oggi non vede comunque sia delle soluzioni immediate. Vediamo insieme questo video davvero toccante. Sono davvero emozionanti queste, sì. queste missioni, ne hai altri in programma? Sì, assolutamente. E, già sabato scorso ho toccato 5 località dell'Umbria, dove ho portato giù altri 11 quintali di mangime donato, veramente, ripeto, dal cuore grandissimo delle persone. E speriamo che questo progetto possa avere comunque sia un riscontro ancora più forte, perché
Cuore in Corsa comprende chiaramente le 20 missioni che avrò in programma quest'anno, le corse, perché saranno il veicolo più forte dal punto di vista della comunicazione per promuovere le varie campagne animaliste, e i 10 eventi che faremo nelle principali gallerie commerciali di tutta Italia, o perlomeno del centro nord Italia al momento, e abbinato insomma a due, speriamo, nuovi spot, sempre contro l'abbandono e contro il traffico di cuccioli. Comunque le missioni, ecco, le abbiamo cominciate, io dico le abbiamo cominciate perché vabbè, siamo sempre io e la Julie, però con noi c'è sempre, ecco, il cuore veramente delle tantissime persone che hanno donato veramente alla grande. Benissimo. Andrea, ti abbiamo visto in diverse vesti, però in quella di autore di canzoni io personalmente non ti conoscevo. Hai scritto un brano dal titolo Vola in alto. Adesso io ho fatto un sorriso, ma adesso ritorniamo seri, perché è un brano che davvero adesso lo ascolteremo, deve far riflettere, perché parla di temi davvero molto molto crudi, ma che sono purtroppo reali. Sì, io ho abbandonato la moda, diciamo, a livello lavorativo dopo aver fatto tanti anni, sono passato dalla parte opposta della barricata, quindi il cambiamento è stato 15 anni fa, ero a Pavia da Annabella a fotografare le pellicce, 15 o 17 anni fa, e due anni fa ero davanti allo stesso atelier a protestare contro le pellicce. Ecco, questo è stato il mio cambiamento, ho adattato la mia fotografia e mi sono dedicato completamente agli animali, come Giacomo, come Leo, e perché poi loro ti prendono al 100%, cioè quando entri nel loro mondo non vieni risucchiato, cioè perché li conosci, li capisci, impari ad amarli, e loro, perché loro ti danno tutto e noi dobbiamo invece restituire quello che danno loro. E di notte quando dormo, alle volte mi sveglio e scrivo delle cose, e una notte mi è venuto in mente, mi sono svegliato e ho scritto questa, non è che sono pazzo, comunque, e ho scritto questo testo di questa canzone. Sì, e intanto sto lavorando al mio terzo libro, porto avanti il rifugio, insomma, finché ce la farò vado avanti così, e ho pensato di scrivere questa canzone, sono venute, non era una canzone inizialmente, ho scritto questo testo, poi ho parlato con il mio amico Francesco Moluzzo e ho detto facciamola diventare una canzone animalista, e è nata Vola in alto. Ecco, prima di ascoltarla ricordiamo che è proprio in onore dell'orsa KG2 che è stata uccisa in Trentino, come abbiamo detto prima, sì. Hai cambiato il nome del Rifugio Italia, anzi hai abbinato Rifugio, sì, Italia KG2. Sì, anche perché vedo che, come ho detto prima, molte cose vengono dimenticate come KG2. Io, per non dimenticare KG2, ho deciso di cambiare il nome del rifugio, quindi si chiama, infatti quando poi entri proprio a rifugio, Rifugio Italia KG2, perché bisogna comunque smettere di fare il clamore come fa, succede troppo spesso l'animalismo, e dopo una settimana dimenticarsi, perché comunque questo serve solamente alle lobby, perché lo sanno, vabbè facciamoli passare, tanto poi si dimenticano, e queste invece no, sono le battaglie che devono andare avanti, quindi KG2 sarà sempre presente con me e con Rifugio Italia. Benissimo, adesso invece sentiamo Vola in alto, la canzone è scritta da te. Fatto di prati verdi, odore di libertà. Quella libertà che ti è sempre stata negata, dietro le sbarre di una gabbia di un circo, dietro le sbarre di una gabbia di un zoo, dentro un freddo e buio stabulario. Vola in alto, non ti girare, l'inferno su questa terra lascialo stare. A noi poveri umani, meschini e crudeli, solo all'odio siamo rimasti fedeli.
dietro mura sporche e puzzolenti di un allevamento intensivo, in un laboratorio per testare un detersivo, in mezzo a una strada mentre venivi presa a calci, solo perché mendicavi un po' di cibo. Dentro un acquario, in un supermercato, in un mattatoio ben imboscato, appesa a un gancio con altri tuoi fratelli, i colli squarciati dalla lama dei coltelli. Vola in alto e non ti girare, l'inferno su questa terra lascialo stare a noi, poveri umani, meschini e crudeli, solo all'odio siamo rimasti fedeli. Mentre un cacciatore canadese ti guardava felice sul ghiaccio, di fianco alla tua mamma avvolta nel suo abbraccio, ed anche se eri piccola ti ha raggiunta ed uccisa, senza pietà, la tua povera vita recisa. Dentro un'arena spagnola, dove tu non volevi esserci, schernita, offesa, ferita, umiliata e poi uccisa. Che ci vuoi fare? È una nostra tradizione. Tu non hai diritti, non puoi avere un'opinione. Vola in alto e non ti girare, l'inferno su questa terra lascialo stare a noi, poveri umani, meschini e crudeli, solo all'odio siamo rimasti fedeli. Trafitta dagli arpioni di quelle baleniere giapponesi, giù impicchiata per l'infame fucilata, stretta da una tagliola sei rimasta dilaniata, per la pelliccia e l'avorio sei stata ingannata. Vola libera, anima pura, ora nessuno ti potrà far del male. Umiliarti, costringerti a far cose contro la tua natura, respira l'aria di libertà, non più fredde mura. Vola in alto e non ti girare, l'inferno su questa terra lascialo stare a noi, poveri umani, meschini e crudeli, solo all'odio siamo rimasti fedeli. Vola in alto e non ti girare, l'inferno su questa terra lascialo stare a noi, poveri umani, meschini e crudeli, solo all'odio siamo rimasti fedeli. Vola in alto e non ti girare, l'inferno su questa terra lasciare stare a noi, poveri umani, peschini e crudeli, solo all'odio siamo rimasti fedeli. Vola in alto e non ti girare, l'inferno su questa terra lasciare stare a noi, girare, l'inferno su questa terra lascialo stare a noi, poveri umani, meschini e crudeli, solo all'odio siamo rimasti fedeli.
Accidenti Andrea, direi che hai colpito nel segno, hai racchiuso in questi pochi minuti proprio anni e anni di battaglie animaliste per far capire che tutto quello che appunto viene detto è la pura realtà, è sotto gli occhi di tutti chi li vuol vedere. Sì, il discorso è tutto serve a sensibilizzare, il problema è questo, la nostra iniziativa Io sono Randagio, le canzoni, adesso sto scrivendo un terzo libro con una mia amica giornalista della Mondadori con tante storie che era molto scritto rispetto agli altri due e bisogna fare qualsiasi cosa, poi oltretutto noi adesso il 5 faremo anche la seconda edizione 5 maggio sì, scusami, del Uniti per loro, metteremo un grande palco, ci sarà della musica animalista e ci saranno dei relatori e insomma cioè, stiamo lavorando e cioè, il tempo che abbiamo lo dedichiamo a loro, quindi e speriamo che veramente tanta gente inizi veramente a guardare anche questa immagine, a capire che dietro quello che gli fanno vedere le televisioni c'è altro, no? Perché io sono molto polemico, sono un rompiscatole, però vedo anche degli spot in televisione dove ti fanno vedere e secondo me sarebbero anche da denunciare comunque, e non è detto che non lo faccia, perché ti fanno vedere delle realtà che non sono quelle vere, cioè siamo in televisione, non posso dirlo, però bisogna veramente cambiare, perché comunque il cambiamento che stiamo facendo, ognuno con i propri mezzi, no? Io, Leo, Giacomo, Riccardo, tutti quelli che comunque veramente lottano per queste creature, innanzitutto lo facciamo per loro, lo facciamo per un fatto di civiltà, ma poi il paradosso è che lo facciamo anche per quelle persone che ci insultano. È questo che loro devono capire, perché comunque, come ho detto tante volte, il mondo sta collassando, sta collassando intorno a loro, non è un fatto solo anche di animali e non se ne accorgono. Chiudo dicendo che ieri ero in metropolitana a Milano, ero a fondo vagone e ho contato veramente le persone, eravamo in 20, 17 col telefonino, che guardavano il telefonino, una leggeva un noto giornale di moda e un ragazzo leggeva il libro, ho detto meno male, uno che legge il libro, io amo i libri, ho la casa piena di libri, peccato che dopo 30 secondi ha chiuso il libro, ha preso il telefonino e si è messo a chattare anche lui, ecco questa è una cosa, bisogna guardarsi in giro, ecco perché non vedono quello che succede poi anche a queste creature. È vero, allora Giacomo abbiamo ancora davvero pochi minuti a disposizione, ma speriamo di avervi tutti nuovamente ancora qui con noi per continuare a parlare di questi temi che sono davvero importanti. Prossimamente i tuoi impegni quali saranno? Dal punto di vista sportivo sì. E ti auguriamo davvero di portarli avanti sempre in modo tale che anche i diritti degli animali possano vincere. Certo, dunque stiamo lavorando veramente duro per poter essere appunto presenti alla stagione sportiva e quindi questo debutto nella Pirelli Cup Superbike, quindi per me è una formula nuova e sicuramente un cambio importante rispetto alla cilindrata dove chiaramente sono nato e vediamo, la cosa è molto complessa. Parecchio complessa perché purtroppo correre in moto costa tantissimo e oggi come oggi posso contare sul supporto di aziende che soprattutto e innanzitutto condividono l'aspetto etico e sociale, perché poi non potrei mai abbinare l'immagine del nostro progetto ad un'azienda che produce pellami o generi alimentari derivati da animali, quindi anche questo è un'ulteriore difficoltà e, però ecco come dico ci sto lavorando veramente 25 ore al giorno e stiamo lavorando ad un piano di comunicazione fortissimo e avremo delle sorprese veramente inedite perché stiamo puntando a cambiare anche quella che è stata la cultura fino ad oggi presente nel motociclismo. Infatti è una curiosità che ti volevo appunto chiedere, nel mondo del motociclismo, nel tuo mondo, quello dei motori, gli animali come sono visti? Immagino che tutti comunque abbiano degli animali da compagnia, ma questi temi un po' più profondi che abbiamo affrontato oggi, ma guarda, io negli ultimi anni ho visto sempre un numero crescente di cani all'interno del paddock, seguiti dalle fidanzate o dai genitori dei piloti. E rimane una tematica veramente scottante perché purtroppo per correre in moto oggi si usano al 100% delle tute in pelle o bovina o di canguro. A questa cosa insomma ci stiamo lavorando, come dico,
Non voglio andare oltre con i discorsi, però ecco, probabilmente alla prima gara ci sarà una sorpresa molto forte e la nostra ambizione da poveri pazzi è quello veramente di andare a cambiare le cose, perché oggi, detto in maniera molto esplicita, non si è mai pensato ad un materiale diverso da quello della pelle, perché le aziende non hanno interesse poi ad investire su materiali e progetti nuovi quando purtroppo la pelle bovina o di canguro addirittura alle aziende produttrici poi alla fine costa pochissimo. Vero, dai, tutti i passi che speriamo portino davvero ad un mondo migliore, soprattutto anche per loro, perché ne hanno diritto. Noi ci siamo avvicinati a Giacomo anche per questo, cioè comunque... è chiaro che lui ha fatto delle scelte rischiose, no? Perché come ha detto ci vogliono tanti soldi, quindi lui deve anche dire no a determinate magari aziende che investirebbero su lui. Certo, non scende a compromessi. E quindi farà più fatica, però secondo me lui è un grande. Io ti posso soltanto raccontare un aneddoto che un anno e mezzo fa ho dovuto rinunciare ad una sponsorizzazione ma importantissima per me, fondamentale, perché mi avrebbe permesso di poter correre veramente, però la problematica è che questa qui era un'azienda produttrice di Bresaola, quindi la mia fortuna è stata proprio incappare in questa realtà e chiaramente non ci ho pensato mezzo secondo per dire di no. Purtroppo siamo rimasti fermi, ma tutto questo non lo rimpiango, anzi ne faccio un motivo di forte orgoglio, perché a fronte di questo spero veramente che sempre più aziende che possano credere nell'etica del nostro progetto ci vogliano supportare, perché grazie a loro, tramite loro, potremo portare all'interno del paddock, all'interno dei supermercati, un messaggio fortissimo. Come dico, ci stiamo lavorando, a breve dovremo ci riaggiorneremo. Sì, sì. Benissimo. Siamo giunti a conclusione, c'è un appello, vero, che volete lanciare, ricordare? Sì, sì. La nostra, ecco, se qualcuno volesse inviarci dei piccoli video, adesso non mi ricordo bene l'indirizzo, lo dovrebbe inviare a unitiperloro@gmail.com. Comunque speriamo che siano tanti. Tutto serve a sensibilizzare, tutto serve comunque a portare alla ribalta queste tematiche, come fa Giacomo nella moto, come facciamo noi nel nostro piccolo con l'animalismo, e quindi fatelo anche per una questione di cuore, cioè al di là di essere animalisti o animalisti o avere un cane, però il problema randagismo è un problema che va affrontato, quindi bisogna farlo anche per quello, non lamentarsi che ci sono i randaggi in giro, ma poi dire aiutate noi a cercare di dire come risolvere questo problema, perché se siamo in tanti, i politici, i governanti nostri, i sindaci ci ascolteranno, ma se siamo in quattro andranno avanti così, stanzieranno soldi e i randagi continueranno a morire per strada. Benissimo, grazie davvero ad Andrea Cisternino e Leonardo Ragna del progetto Uniti per Loro e a Giacomo Lucchetti, pilota per il progetto Cuori in Corsa. Grazie possiamo davvero. Io sono Randagio? Sì, se c'è ancora un attimino di tempo proprio lo facciamo insieme magari. Certo. Ci salutiamo con questo importantissimo appello, 3, 2, 1. Io sono Randagio. Yeah.